Io saluto in collegamento con noi Stefano Bolognini, assessore regionale, Regione Lombardia. Bolognini, buongiorno, grazie per essere in collegamento sulle fonti TV. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti, bentrovati. Buongiorno, assessore Bolognini. Allora, sono ore importanti queste per Regione Lombardia perché oggi viene presentato il ricorso al TAR Certo. perché fondamentalmente, insomma, non si è d'accordo con la decisione presa dal governo di posizionare la Regione Lombardia in zona rossa. Intanto, insomma, le chiedo che cosa vi aspettate e perché è stata poi portata avanti questa decisione, decisamente forte, anche se vogliamo, nel contesto attuale che riguarda tutto il nostro paese a causa dell'emergenza coronavirus. Certo, la salute viene prima di tutto e in particolare rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e igienico-sanitaria. Questo mi sembra abbastanza evidente, però contestiamo nel merito e nella sostanza una decisione del governo che penalizza fortemente la Regione Lombardia, intanto perché si basa su dei dati che sono del 30 di dicembre, quindi insomma sono passati oramai più di 2 settimane, 2 settimane e mezzo, e in queste settimane tutti gli indici di Regione Lombardia sono migliorati. E quindi teniamo e vogliamo che vengano tenuti in conto e in considerazione gli sforzi non soltanto della regione, ma di tutti i cittadini e delle imprese che hanno cercato di rispettare con serietà delle regole imposte dal governo e che in queste 2 settimane hanno visto un miglioramento di tutti gli indici, in particolare dell'RT sull'ospedalizzazione. Quindi considerazione di indici diversi e soprattutto presa in considerazione, per poi effettuare le decisioni conseguenti, di dati più aggiornati e non del 30 di dicembre. Nelle settimane scorse, 3 giorni fa, Confcommercio ha dato un ulteriore, diciamo così, grido d'allarme: il 90% dei pubblici esercizi di Milano rischia la chiusura se dovesse permanere la zona rossa. È chiaro che la sicurezza viene prima di tutti, lo ripeto, però visto che questi locali nei mesi scorsi hanno anche adottato e anche investito sulla sicurezza, sul distanziamento, sulle barriere in plexiglass, su tutta una serie di norme e di dispositivi che permettono di svolgere l'attività in sicurezza, è giusto che possano tornare a lavorare. Ecco, peraltro proprio di oggi sono i dati anche della CGIA di Mestre che ovviamente ha fatto una stima complessiva delle perdite di fatturato a livello nazionale. Le perdite di fatturato pesano per 423 miliardi e naturalmente almeno 200 miliardi sarebbero ascrivibili proprio alle imprese dei settori che sono stati costretti a chiudere per decreto e quindi questo si ricollega a quello che lei diceva Bolognini rispetto alla regione Lombardia che ancora una volta deve abbassare le serrande, insomma, in toto. E quindi questo sappiamo che cosa comporta. Io voglio mostrare anche questi, effettivamente bisogna rivedere i dati. Il governatore Fontana già nei giorni scorsi aveva anticipato il ricorso che poi è stato confermato anche dalla vicepresidente Moratti, ma Fontana, almeno quanto detto lui, non è stato ascoltato dal governo. Queste mappe mostrano appunto i colori dell'Italia, tra cui c'è la Lombardia in zona rossa, ma abbiamo accanto alla Certo. mappa i nuovi positivi, i numeri rispetto ai nuovi positivi per 100.000 abitanti, che è la stima che si fa per appunto di decidere se una regione è in zona gialla, arancione o rossa. Vediamo che la Lombardia ha un 25,8 che la posiziona sotto altre regioni che ovviamente non sono state colorate di rosso. È questo su cui vi state appellando. Poi oltretutto abbiamo anche i ricoverati in terapia intensiva, vedete che la Lombardia non è ai primi posti e i positivi per 100 tamponi, addirittura qui la Lombardia si posiziona agli ultimi posti. Ecco, ci stiamo basando anche su questi numeri, che non è che li ho fatti io e neanche lei, assessore, ecco, sono dati Guarda, ma effettivi. se dovessimo considerare oggi il tasso di incidenza dei positivi su 100.000 abitanti, la Lombardia, come si vede anche nei grafici che hai mostrato e ti ringrazio, sarebbe ampiamente in zona arancione. Io non sono un virologo e non è nemmeno il presidente Fontana un virologo, però mi pare di tutta evidenza, anche sulla base di argomentazioni scientifiche, che oggi i dati ci dicano che la Lombardia possa e debba essere in zona arancione. Qualcuno ha parlato di accanimento politico del governo nei confronti della Lombardia. Lo dicono i commercianti, non lo dicono gli amministratori della regione. È indubbio che da tutti i punti di vista aggiornati in cui si guardi questa scelta, appunto, è evidente che la Lombardia sia stata penalizzata a discapito di certe di altre regioni. Regione Lombardia che nei mesi scorsi ha saputo con grande capacità e grande sacrificio dei commercianti, dei ristoratori, degli albergatori, di chiunque lavori, voglio dire, e possa, io dico anche fortunatamente, avere ancora un lavoro, rispettare le norme. Noi in regione siamo
tra il 10 e il 20% del personale, vuol dire che tutto il personale lavora con serietà, e li ringrazio, da casa, vuol dire che non viene in ufficio, che diminuisce le percentuali di contagio, che diminuisce, diciamo, il carico sui trasporti e sui mezzi pubblici, e quindi rispettando le regole si può tornare in zona arancione e progressivamente anche poi a una normalità che tutti ci auguriamo, anche per il numero dei vaccini che progressivamente vengono somministrati. E penso che sia il buon senso, non si può mettere in ginocchio il paese, non si possono mettere in ginocchio attività produttive, e soprattutto non si può giocare, diciamo, anche non soltanto con l'economia, ma anche con la psicologia delle persone, perché voglio dire, se pensi a Natale, tra il 17 e il 25, aprite, chiudete, aprite, prendete le prenotazioni, chiudete e non prendete le prenotazioni. Cioè, è gente che lavora, questa è che vuole tornare a lavorare, che vuole adesso un aiuto economico che non è ancora arrivato per, diciamo, superare la fase critica, ma che poi vuole tornare a lavorare. E il fatto che ci sia una parte importante del paese, Lombardia in primis, che chiede di poter lavorare, e il fatto che il governo non lo ascolti, è un tema su cui sicuramente la regione Lombardia darà battaglia. Allora, poi le leggo anche un messaggio che è arrivato. Intanto volevo solo mostrare altri dati, giusto un flash. È stata messa in evidenza la decisione che era stata presa dal governo, perché queste sono decisioni ovviamente che arrivano a livello nazionale. Ma certo. Il 13 dicembre, per quanto riguarda la Lombardia è entrata in zona gialla, e appunto invece adesso il 15 gennaio è in zona rossa. Ci sono effettivamente dei numeri che... Allora, ripeto, anch'io non sono una virologa, io però mi baso sui dati, poi però ovviamente si chiedono spiegazioni, noi stiamo facendo questo, non è che stiamo decidendo noi, men che meno io che mi dissocio da qualsiasi decisione, non sarei in grado. Allora, per esempio, gli guariti, i dati di domenica 13 dicembre 2020, quando la Lombardia è entrata in zona gialla insieme alle altre regioni italiane, guariti 328.279, basta confrontare con i guariti di adesso che sono 423.298, quindi ovviamente molto più, cioè, alti rispetto ai dati appunto della zona gialla, quindi già qualcosa non quadra. Per esempio su Milano il 13 dicembre c'era un più 851, adesso siamo a più 518, quindi 300 unità in meno, così come in altre regioni. Ecco, anche questi sono dati che aiutano a capire, Bolognini, quello che stiamo dicendo. Ma non solo, e poi tra l'altro guarda, tutti i dati ospedalieri, sia rispetto alle terapie intensive, sia rispetto agli altri reparti Covid, posizionano Lombardia, anche grazie a un lavoro straordinario che è stato fatto nei mesi scorsi, ad esempio anche l'ospedale in Fiera, che è stato tanto criticato e che invece oggi è davvero una valvola di sfogo importante per le terapie intensive dei nostri ospedali. Ecco, sia dal punto di vista delle terapie intensive che degli altri reparti, Regione Lombardia ha dei tassi di occupazione molto più bassi. Quindi non c'è da questo punto di vista un'emergenza sanitaria come purtroppo è stata nei mesi scorsi, quando la malattia ha preso evidentemente il virus tutto in contropiede, ha dei dati molto più bassi rispetto ad altre regioni che invece sono state messe in zona arancio o addirittura in zona gialla. Quindi se il numero, se il tasso di incidenza, si dice così, dei positivi su 100.000 abitanti è più basso rispetto a quello di altre regioni, e con dei dati che pongono Regione Lombardia in zona quantomeno arancione, se il tasso di occupazione delle terapie intensive e degli e dei reparti Covid è più basso e al momento è lontano dall'essere saturato rispetto a quello di altre regioni, e sono dati, io adesso lo dico velocemente, presenze televisive, ma è chiaro che sono dati su cui non si può scherzare, sono situazioni e numeri su cui si gioca veramente la tenuta sanitaria della Lombardia e del paese, su cui Regione Lombardia ha fatto un grande lavoro che oggi viene, che è stato capitalizzato e che oggi le permette di avere una situazione assolutamente in continuo monitoraggio e in continuo evidentemente pressione, ma comunque sotto controllo. Beh, ecco, se i dati sono questi, oggettivamente si deve spiegare come mai molte attività e molte, diciamo, questioni legate alla vita dei lombardi debbano essere penalizzate. Aggiungo anche che anche alcuni sindaci di capoluogo o di centri minori hanno chiesto al governo di rivedere questa decisione, anche il sindaco Gori. Poi il sindaco Gori non ha mai il coraggio di dire la parola governo. Però è chiaro che anche sul territorio, evidentemente, molti amministratori locali che rappresentano lo stato d'animo delle proprie comunità sono assolutamente esterrefatti e stupiti e contrari a questa decisione che davvero, dal punto di vista della logica, ma soprattutto dal punto di vista delle attività economiche, delle attività produttive, è assolutamente folle. E quindi sono contento che il governatore Fontana abbia deciso
di intraprendere questo ricorso a difesa dei lavoratori e delle comunità lombarde. Ricordiamo peraltro che in teoria, stando al nuovo DPCM e alle nuove disposizioni del governo, la zona rossa rimane per tutto il mese fino alla fine di gennaio. Sì, quindi, questo insomma, è un altro dato. Le chiedo, Bolognini, io a che punto siamo con i vaccini? Perché c'era stata la polemica della lentezza lombarda, poi vabbè, sappiamo che c'è stato il rimpasto di giunta, insomma, adesso è arrivata Moratti. E poi le leggo l'ultimo messaggio e poi la saluto, mi dica. Beh, siamo in assoluto la prima regione per numero di vaccini somministrati, quindi ancora una volta la Lombardia è locomotiva e davanti alle altre regioni. E poi bisogna capire come mai la Pfizer ha annunciato ieri o l'altro ieri che ha ridotto di 165.000 diciamo così, unità il numero, le dosi di vaccino che devono arrivare nel paese, perché su questo non si scherza. Però mi sembra che dal punto di vista la macchina organizzativa di Regione Lombardia, oltre che la politica, ancora una volta abbia dato prova di grande capacità. E ci sono dei dati, Manuela, che non tutti in questi giorni hanno la capacità di cogliere per il significato che hanno. Penso per esempio al Più Albergo Trivulzio, dove il numero degli ospiti che devono essere vaccinati è stato raggiunto oramai da una settimana. Quindi al Più Albergo Trivulzio tutti gli ospiti che dovevano ricevere il vaccino anti-Covid lo hanno già ricevuto e adesso poi fra qualche settimana avranno il richiamo. Quindi dopo tutta la strumentalizzazione che c'è stata nei mesi scorsi, purtroppo, rispetto alle vicende di tante RSA, al Più Albergo Trivulzio, NASPO, comunque insomma diciamo case di cura, case di ricovero per anziani, io sfido qualche altra regione che possa dire che tutti gli ospiti di una struttura pubblica ben gestita siano già stati vaccinati. Quindi assolutamente avanti così, si stanno anche attrezzando delle nuove aree hub, cosiddette hub, in modo tale da procedere ancora più velocemente. Molto, una parte significativa del personale medico è stato vaccinato, quindi da questo punto di vista mi sembra che ancora una volta Regione Lombardia, raccogliendo anche il lavoro dei mesi scorsi, abbia fatto un ottimo lavoro. Peraltro, appunto, adesso aspettiamo di capire che cosa succederà. Moratti, che ha chiesto anche di sospendere la zona rossa per 48 ore proprio per visionare i dati certi. No, guardi, questo messaggio che in realtà riguarda l'Italia, non solo la Lombardia, però un amico scrive: perché non chiudete piuttosto i grandi centri commerciali e lasciate aperti solo i piccoli panettieri, mini market, se davvero avete a cuore gli italiani? Come dire, almeno aiutiamo i negozi di quartiere. Ma insomma, questa è una battaglia che si sta portando avanti, è la campagna per cui insomma, bisogna aiutare noi negozi. Certo che se però chiudono, che cosa aiutiamo? Però questo non dipende certo né da Bolognini né da me, cioè dipende dalle decisioni del governo. Sì. Le ultime decisioni rispetto ai centri commerciali, rispetto ai negozi di vicinato, sono inserite nel DPCM e anche nei famosi codici Ateco. Eventualmente le regioni possono effettuare ulteriori restrizioni che grazie a Dio in questo momento non ci sono sulle attività commerciali. Penso che i centri commerciali possano essere una risorsa, ma allo stesso tempo debbano essere messi diciamo come tutti gli altri esercizi nelle condizioni di poter ricevere il proprio pubblico, i propri clienti in maniera sicura e quindi nel rispetto delle norme. Devo dire che la scelta di chiudere tutti i negozi che non siano legati alla vendita di alimentari va in questa direzione. Mi sembra comunque, posso dirti Manu, un grande pastrocchio. Io sono andato sabato in un centro commerciale di passaggio e c'erano tutti i negozi chiusi tranne il supermercato. Io ho dovuto vedere una persona per lavoro, però voglio dire, è assurdo questi negozi chiusi. E ieri vicino a casa mia c'era un negozio di pentole di casalinghi e di vicinato piccolino, e il 90% delle vetrine, degli scaffali, era contornato da un nastro in cui diceva merce non in vendita, possiamo vendere solo gli elettrodomestici, così come nel fine settimana nei supermercati non si possono comprare le pentole piuttosto che gli asciugamani. Mi sembra una grande stupidaggine, va nella direzione sicuramente di tutelare i piccoli negozi che in tanti centri sono veramente l'anima della città, del borgo, del comune, assolutamente, però mi sembra veramente un assurdo. Penso che possano e debbano restare aperti i piccoli centri, i piccoli esercizi commerciali, e che quelli grandi possano lavorare nel rispetto delle norme, però con potendo aprire, sennò veramente guarda, la gente sta perdendo veramente la voglia anche di uscire di casa, perché ma certo, hanno praticato. E poi il tema vero è che un sacco di persone, tu hai dato prima un dato di 200 miliardi,
hanno perso il lavoro o hanno perso il reddito, e quindi ti dico, io guarda, ho un piccolo buono che mi ha regalato mia sorella a Natale per un negozio di abbigliamento da adulti. Spero che entro, tra l'altro vicino a casa, quindi un negozio piccolo, sono molto contento, artigianale, cioè sartoria artigianale, quindi sono molto contento di andare lì a prendere i vestiti. Beh, adesso con la zona rossa non so quando potrò andare, però capisci, è una cosa folle, perché qui c'è gente che ha fatto un investimento per un piccolo negozio e che non può più neanche lavorare, è una follia. No, già, esatto, già, so. Già per esempio sembrerà una stupidaggine, ma i negozi di abbigliamento sono penalizzati perché, guardate, basta dire, sì, a parte che sono chiusi, però molti lavorano da casa, io stessa ho ridotto gli acquisti, scusate, io lavoro peraltro, no? Sono qui, ma automaticamente si riducono gli acquisti di per esempio dei vestiti, ecco, sì, mi dica, poi la saluto, Bolognini. Nel piccolo paesino in provincia di Bergamo, da cui provengo io, c'è un negozio che vende abbigliamento, di cui chiaramente non dirò il nome per evitare di fare pubblicità, per carità di Dio. Penso vuoto per pieno, io sarà 20 anni che non entro, però penso vuoto per pieno che sia un 2.000-3.000 metri quadri di superficie. È da 2 mesi che ogni giorno pubblica su Facebook dei cartelli con scritto «Oggi aperto solo per vestiti per bambini», oggi, grazie a Dio, possiamo vendere anche i vestiti per gli adulti, domani vendiamo solo i vestiti per bambini. Oggettivamente la gente che vuole lavorare, che ha investito e che a fine mese deve mantenere una famiglia, non può essere trattata in questo modo indegno, evitando le calche, facendo entrare la gente contingentata 10 alla volta, 20 alla volta. Ma allora c'è l'amico che scrive: perché non chiudete i grandi centri commerciali? Ma non è Bolognini che li deve chiudere i centri commerciali. Io volevo dire all'amico, è un'ottima riflessione, però non è che non ha risposto Bolognini perché non vuole rispondere, se no gliel'avrei chiesto io. È solo proprio che non è il governo che decide le chiusure. Assolutamente. Quindi le chiusure, le aperture. Sì. Guardate, premesso che parliamo di esseri umani e di dipendenti. Vabbè, certo, ma lavorano anche i negozi e i centri commerciali. Se in un centro commerciale ci può essere la grande marca, è altrettanto vero che le commesse, le persone che lavorano, in tanti casi sono anche le signore delle cooperative che fanno le pulizie alle 9 di sera dopo che il negozio è chiuso. Non è soltanto l'imprenditore miliardario o l'azionista con la barca, per capirci. Ecco, il fatto di aver di fatto distrutto il mese di novembre e il mese di gennaio con i saldi mette a rischio non soltanto la catena internazionale, il brand famoso, ma anche tutta una serie di lavoratori dipendenti che magari prendono 1.000 euro al mese, 800 euro al mese, che hanno un contratto di somministrazione di tirocinio. E quindi su questo veramente, ma non è facile avere da adesso la serenità, perché si sta scatenando davvero una guerra fra poveri. Bravissimo, e c'è molta tensione sociale. Speriamo che questo esploda. Deve essere tutelato in primis il negozio del paesino piccolo dove c'è solo un'attività commerciale, ma anche quei negozi più grandi dove, ripeto, c'è tanta gente che va a lavorare per 1.000 euro al mese che non ha la barca a Portofino. Va bene, allora grazie, assolutamente, poi sono tutti lavoratori, ci sono anche i bar nei centri commerciali, chi ha in gestione bar, non è che sono solo le grandi catene, che poi comunque sono fatte da dipendenti e non è che sono appunto i milionari, scusate, che sono lì a lavorare, no? Ecco, Bolognini, grazie, ma ci risentiamo, grazie, se sei d'accordo, grazie mille, così facciamo il punto. Insomma, questo è il primo collegamento nel nuovo ufficio, infatti anche la logistica, sono un po' spaesato, ho messo le bandiere dietro, la prossima volta sarà ancora più istituzionale. D'accordo. Grazie a tutti e buona giornata. Non vediamo l'ora, grazie Stefano Bolognini, assessore di Regione Lombardia. Diciamo che bisogna assolutamente tutelare tutti, indipendentemente dalle classificazioni che possiamo fare e che facciamo singolarmente, no? Il lavoro è lavoro per tutti e quindi insomma bisogna avere uno sguardo d'insieme. A tra poco, torniamo sui mercati.